a lot of watching documentaries based on real people with Asperger's syndrome. And when I was young, I used to... Mi sono preparato vedendo e leggendo molti documentari. Da quando ero più giovane ho conosciuto molti ragazzi con questo tipo di problemi mentali. Volevo documentarmi per essere sicuro di non rappresentare erroneamente la situazione mentale del mio personaggio. Mi piace il mio personaggio, la sua onestà. Il fatto che danzi e che con la musica, col tempo, riesca a seguire il suo istinto. Credo che la semplicità possa salvare il mondo. Se pensi bene e nelle azioni vivi bene. E credo che la maggioranza delle persone faccia proprio così. Quelle che avete visto finora sono le immagini del red carpet di My Name is Khan, interpretato da uno dei più importanti attori del cinema di Bollywood. Quelle che vedrete ora invece sono le immagini del film La scomparsa di Patò, tratto dal secondo romanzo di Camilleri, presentato fuori concorso. È stato un bel viaggio. Diciamo che, come sappiamo, questo romanzo è stato scritto in forma di dossier e non è il primo romanzo di Andrea, ma è il secondo, perché il primo è stato La concessione del telefono. Io molto tranquillamente ho cominciato a sceneggiare tutti i rapporti, appunto il dossier stesso, per poi avere una unità, diciamo, della storia. E poi ho cominciato a tagliare dei personaggi che non servivano per il film, e quindi anche a mettere a fuoco i personaggi, perché in questo romanzo Andrea non descrive il delegato di polizia, ma lo fa o gli altri, lo fa intuire attraverso la loro scrittura, e quindi ho cominciato a mettere a fuoco gli attori, ma anche il personaggio stesso, come cammina, come si muove, eccetera eccetera. Quindi poi, una volta, dopo aver imbastito abbastanza definitivamente la sceneggiatura, ho voluto un co-sceneggiatore che è Maurizio Nichetti per terminare il vestito, diciamo, e ovviamente con la supervisione di Andrea Camilleri. Quindi ho lavorato intanto sul linguaggio, cioè ho voluto mantenere spesso il linguaggio di Andrea, che è il vicatese, ma soprattutto l'anima e lo spirito del romanzo. Quindi credo di non averlo tradito, anche se lui mi ha consigliato di tradirlo, ma io non ci sono riuscito. Credo che il film sia molto vicino al romanzo. E beh, sul personaggio lavorarci è stato piuttosto semplice, perché ho incontrato Rocco, il regista del film, che era molto deciso sulla tipologia di costruzione, e quindi mi ha dato delle indicazioni molto chiare. Mi ha chiesto di costruire un personaggio fatto di uno straniero che si trova in terra straniera, un uomo che viene dal nord, perché io sono di Napoli, ma la Sicilia è più a sud di Napoli, ed è una Sicilia della fine dell'Ottocento, quindi assolutamente arretrata e ancora fatta di agricoltura e pastorizia e di mafia, perché purtroppo c'era già qualcosa che non andava. E questo signore, un delegato di polizia, arriva lì giù e si viene coinvolto in questa difficile indagine della ricerca di Patò, questo signore, questo figlio di persone importanti, nipote di persona importantissima, che scompare, e quindi comincia l'indagine. Ma l'indagine è fatta in un territorio che non conosce, con una cultura che non è la sua, con un linguaggio e una lingua che quasi non capisce, e quindi diciamo un po' l'occhio dello spettatore nei confronti di un mondo che è nuovo. E però insieme poi a questo maresciallo dei carabinieri, che è Giummaro, sarebbe Frassica, e lì invece cominciamo a capire tutta una serie di cose che ci portano a una verità che però è una verità che non piace. L'attualità è legata forse al fatto che questo è un paese che si muove molto lentamente, che resta ancorato al conformismo, alla superficie da mostrare, anche se poi la realtà è
vera è ben diversa, quindi comunque bisogna sempre accontentare, diciamo, quello che poi possono pensare gli altri di noi e con difficoltà magari rivendicare il diritto a essere diverso dagli altri o semplicemente volere una realtà diversa che in quell'Italia del 1890 nessuno poteva accettare. Quindi in questo trovo molto, cioè, l'attualità del film, la modernità del film e della scrittura di Camilleri è una delle cifre importanti di questo lavoro. Tra i film presentati nella sezione extra, irrompe il sesso alla nipponica con il documentario Yoyoji nella terra del sesso levante del regista Masako Ishioka, che racconta vita e opere del genio del porno giapponese Tadashi Yoyoji, mitico regista di Adult Video, finché pur nascondendo i genitali in uno strano paradosso raccontavano per la prima volta il piacere declinato al femminile. Abbiamo incontrato il regista 72enne e il regista del documentario. Normalmente i film pornografici sono per un pubblico maschile. Questa è un po' la base stessa della pornografia. Nel lavoro di Yoyoji invece il suo punto di vista coincide con quello di una donna, di uno spettatore donna. Per questo il suo lavoro è così unico, quasi rivoluzionario. Storicamente in Giappone le persone danno maggiore importanza a ciò che si è piuttosto che a ciò che si appare. La società americana invece è molto più materialista, è l'apparenza la cosa più importante. Probabilmente questo influenza anche il loro modo di realizzare film pornografici. Io con il mio lavoro volevo andare oltre questa tendenza, mettendo in evidenza ciò che i miei protagonisti sono. Devo però ammettere che oggi gli adult video giapponesi si avvicinano molto a quelli americani. Per Fox sul Giappone è stato presentato Box da Canada Case, la storia vera di un pugile condannato ingiustamente a morte nel Giappone degli anni 60. Abbiamo incontrato gli ospiti del film. Sì, ce ne sono, e anche ad esempio subito prima che noi entrassimo nella fase di produzione di questo film c'è stato proprio un caso in cui è stato ribaltato il verdetto precedentemente assegnato. E inoltre ci sono stati tre casi ultimamente dove si sta passando all'appello proprio per decidere se il verdetto precedentemente deciso sia o meno da riproporre o invece da cambiare totalmente. Dunque, mi è stata proposta la Fondazione AIDA, io collaboro con la RAI, ho subito coinvolto la RAI perché la RAI ha un patrimonio inestimabile di materiali e in particolare Rodari ha collaborato moltissimo con la RAI per la radio, per la televisione, proprio come autore, scrivendo programmi, inventandoli. E quindi l'idea era quella di utilizzare le parole di Rodari, i video, i programmi in cui c'era per costruire un percorso che incrociasse la biografia, le sue teorie sulla fiaba, le sue opere vere e proprie, ci sono poesie inedite, i suoi disegni, molti dei disegni che utilizziamo sono disegnati direttamente da lui, e tutto questo è per far sì che in qualche modo questo pensiero, che è straordinariamente attuale, venisse fuori in tutta la sua pienezza, che non è solo quello di un autore per l'infanzia, ma un intellettuale che racconta il paese, racconta il suo tempo, indica delle strade da percorrere. Insomma, mi sembra importante, un omaggio poi a quello che considero il mio primo maestro. E per finire, presentato in concorso Gangor, prima coproduzione italo-indiana, un film girato in una zona di guerriglia, abbiamo sentito il regista. È nata da una frequentazione appunto di oltre 25 anni dell'India, era qualcosa che, come dire, dovuto, è un paese che amo, che volevo raccontare, ma in qualche modo non con una storia occidentale, ma con una storia che avesse un valore anche in India, quindi non solo per un pubblico occidentale, ma anche per un pubblico indiano. È stato anche l'incontro con questa scrittrice che è Mashweta Devi. Mi sembrava in qualche modo una possibilità di raccontare
più che un disagio, un conflitto tra due realtà come quella rurale e tribale e quella di un personaggio di classe media urbana, la scoperta della povertà, perché spesso in India si scopre, diciamo così, anche oltre alla bellezza, alla forza, tutto quello che l'India evoca, anche c'è sempre questo impatto con la povertà, no? E in questo modo veniva raccontato dall'interno da un personaggio indiano, e quindi mi sembrava qualcosa che avesse un senso proporre oggi anche in rapporto alla non integrazione di realtà in un paese come l'India, che ha uno sviluppo così forte ma in cui le contraddizioni rimangono altrettanto forti. Io penso che molte esperienze nel cinema hanno dimostrato che in qualche modo anche un punto di vista esterno delle volte restituisce ciò che sta accadendo, cioè da Elia Kazan o da Antonioni Cina al documentario, o Bertolucci o Pasolini in India, in qualche modo un occhio anche esterno permette delle volte di vedere quello che dall'interno non si vede. Realizzare un film, diciamo, che sia valido per diversi pubblici è un'alchimia legata in qualche modo a una storia, ma spesso, diciamo, più la storia è locale, forte, ha però un valore che va al di là del luogo, in qualche modo, diciamo, diventa una storia universale e più può essere apprezzato da un pubblico più vasto, credo. Per quanto riguarda il pubblico indiano, appunto, è un film che non è bollywoodiano, ma è un film che racconta una realtà dura per l'India, ma non è solo per l'India, perché appunto il paragone con altre, possiamo immaginare questo personaggio di questa donna tribale forse come una zingara, per esempio, in una realtà occidentale, l'esclusione, la violenza nei confronti di una donna, per esempio zingara, per fare un esempio, da una parte, e dall'altra la mancanza di diritti per queste comunità, no? E quindi questa attrazione che avviene nei due personaggi però si risolve drammaticamente in qualche modo.